Caro diario, oggi è stata una giornata storica. La statua più grande di Saddam a Baghdad è stata abbattuta. È stato penoso assistervi alla televisione. Sentivo dentro una sensazione di vuoto e avevo le lacrime agli occhi. Guardavo il soldato americano che si arrampicava in cima alla statua e avvolgeva la testa nella bandiera americana. No, pensavo, non può essere vero. L'Iraq? Una colonia degli Stati Uniti. Era come se fosse la fine di Baghdad, come se tutto quello che è stato fino ad oggi fosse finito e stesse cominciando una nuova era. E che cosa porterà l'alba di questa nuova era? Gli iracheni non avranno più voce in capitolo su niente. E poi, dove sono gli iracheni? Dov'è l'esercito di Saddam, che avrebbe dovuto essere così ben addestrato? Come hanno potuto gli iracheni permettere che accadesse tutto questo, proprio nel cuore di Baghdad, Baghdad, la capitale dell'Iraq. Ci guardavamo incapaci di credere a quello che stava succedendo. Non sembrava possibile che Saddam Hussein, con tutto il suo potere, dovesse essere trattato in quel modo, adesso che il suo potere era finito. Sono certa che non avrebbe voluto che finisse così. Ma adesso per lui è giunto il momento di pagare per ciò che ha fatto in passato. Come faccio a spiegare tutte queste cose a Samah, che doveva recitare diverse volte al giorno a scuola «Lunga vita al nostro signor Saddam Hussein» e tutti i bambini dovevano battere le mani quando sentivano pronunciare il suo nome? Che cosa le dirò adesso? Come posso farla tornare a scuola adesso che il regno di Saddam è finito, senza spiegarle che cosa è successo? Ma lui è morto? No, non può essere. Samah non capirà. Continuerà a dire, noi amiamo Saddam e ci sacrificheremo per lui, che poi è il risultato di una specie di lavaggio del cervello. Ma dov'è il sacrificio? Dov'è la fedeltà a Saddam? Sono tutte bugie. È come se avessimo insegnato ai nostri bambini a credere in cose che non esistono più. La fine per noi è arrivata mercoledì 9 aprile del 2003. Non lo dimenticherò mai. Ha avuto un grosso impatto anche per il resto del mondo, come era stato per l'11 settembre 2001, quando furono abbattute le Twin Tower a New York. E come gli americani non dimenticheranno mai più quel giorno, nessun iracheno dimenticherà questo 9 aprile. La cosa singolare è che c'è un 9 in entrambe le date, e questa è l'unica cosa che gli iracheni e gli americani hanno in comune. Giovedì 19 aprile 2003. Oggi la Biblioteca Nazionale è stata bruciata, il Museo Nazionale distrutto. Ho visto coi miei occhi quanto è stato doloroso per il papà. Non sapeva più che cosa fare. Era assorto nei suoi pensieri con tutta quella tristezza dentro. Conosco il papà e so interpretare l'espressione dei suoi occhi. So leggervi il dolore. Non può piangere perché è un uomo, ma sapevo che si stava trattenendo ed era molto pallido. Per lui significa la perdita della nostra memoria storica. Tutti quei manoscritti, quei libri di valore inestimabile che tante persone non hanno mai avuto l'opportunità di conoscere e che adesso non conosceranno mai. Adesso assistiamo allo spettacolo delle porte dei palazzi di Saddam, che vengono spalancate di proposito per far entrare la gente, anche se i palazzi sono ancora pieni di oggetti. Sono stati diffusi filmati che mostrano l'interno con i bagni tutti d'oro, uno spettacolo inimmaginabile per noi. Purtroppo non ho potuto guardare tutto il programma perché ero impegnata a fare altre cose come cuocere il pane e mungere la mucca. Alla fine lo zio ha deciso che dovevamo tornare a Baghdad per controllare che la casa non fosse stata svaligiata, perché la gente aveva cominciato a saccheggiare i palazzi di Saddam, le banche e i palazzi del governo. Abbiamo cominciato a chiederci quali fossero stati gli ordini e a chiedere a chiunque arrivava in paese che cosa stesse succedendo a Baghdad e come mai la città si fosse arresa così presto. Non ho potuto sentire di persona le risposte, perché sono una ragazza e non posso ascoltare quel genere di conversazioni, ma il papà ci ha raccontato tutto quello che gli hanno riferito. Sembra che ci siano stati degli scontri all'aeroporto di Baghdad e che molte persone siano state uccise. Qualcuno dice che le vittime siano migliaia. La gente ha cominciato a parlare di uno strano tipo di bomba che è stato impiegato, ma non sappiamo quale. Qualunque cosa sia successa, gli scontri sono stati molto pesanti, come se tutta la resistenza per difendere Baghdad si fosse concentrata in quell'unica battaglia. Il Ministero dell'Informazione dice che stiamo vincendo, per la grazia di Dio. Ma no, non è così.
Abbiamo perso e mi rattrista il solo pensare al modo in cui la mia gente sta perdendo la propria terra. Dove sono le persone dignitose? Non esistono più?